a Imola dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa a Piacenza, che si impone su Mantova con il netto punteggio di 86-64. Dopo diversi errori iniziali da entrambe le parti, le squadre iniziano comunque ad ingranare e ai canestri di Ligione e Candussi Imola risponde prontamente, mostrando prima la sua solita caratteristica difesa molto intensa, mostrata sempre tra le mura del Ruggi, e difesa che si trasforma poi in una buona circolazione offensiva e che porta i padroni di casa su un buon vantaggio già nel primo quarto. La prima frazione infatti si chiude sul punteggio di 24-10 con l'Andrea Costa trainata già dai 9 punti di David Bell. È Mazzoli che apre il secondo quarto per Imola, il lungo di Imola infatti segna 4 punti consecutivi con il suo classico jumper. È però molto più presente Mantova, che sotto canestro strappa diversi rimbalzi e che piazza un parziale di 9-0 che viene fermato solamente dalle due triple consecutive molesi firmate da Viti e Wilson. È sempre Wilson che in questo secondo quarto traina i propri compagni, riportando l'Andrea Costa a distanza di sicurezza sul più 16 con il quale si chiude il secondo quarto. Si va infatti negli spogliatoi con il punteggio che dice 44 Imola, 28 Mantova. Non molla Mantova, che piazza un altro parziale, questa volta di 7-0 con 5 punti firmati Candussi. Cavina inserisce poi Toffali che in un anno segna 2 punti, stoppa Jones in contropiede e in transizione segna una tripla. Sono sempre i padroni di casa che continuano a dettare il ritmo del gioco, infatti quando mancano 10 minuti al termine dell'incontro l'Andrea Costa conduce sul punteggio di 67-45. Ultimo quarto che vede invece Mantova che prova comunque a risollevare le sorti dell'incontro sfruttando una difesa di Imola che non è più precisa e intensa come quella dei quarti precedenti. Imola deve limitarsi a controllare la partita, fortunatamente le due triple di Legion e Jones si spengono sul ferro e di conseguenza tutte le speranze di Mantova svaniscono. L'incontro si chiude quindi sul punteggio di 86-64 con Imola che si aggiudica l'11ª vittoria consecutiva al Palaruggi. Andiamo adesso a sentire le parole di coach Lama e coach Demis Cavina in sala stampa. Certo, non era certo la partita che mi aspettavo, l'atteggiamento non è stato quello di una squadra che ha un'ultima possibilità di provare a rimediare il campionato. Basta, quello che ho visto è ha un valore per me, anche se non era quello che mi aspettavo, è una brutta prestazione al di là dei numeri della pallacanestro, una brutta prestazione, veramente non me l'aspettavo, quindi sicuramente è andato storto qualcosa e lavoriamo e però insieme al lavoro ci vuole anche altro e oggi dopo un periodo in cui sicuramente l'atteggiamento andava e veniva, oggi non c'è stato, quando eravamo da invece doveva esserci ancora di più. Quindi complimenti a Imola che ce l'ha e noi a sto punto dobbiamo tutti guardarci dentro, tutti quanti, e basta, guardare dentro e fare autocritica. Una bellissima partita, una bellissima vittoria, una bellissima prestazione da parte di tutti. Sono entrato in spogliatoio ringraziando Patrizio Prato perché davvero capitano, ha provato di giocare, probabilmente poteva anche giocare, ho preferito io visto che sta facendo delle cure piuttosto toste non rischiarlo e magari che ci possa dare qualcosa in più nelle prossime tre partite. Sono contento perché non era facile per l'avversario, che comunque reputa una squadra di grande talento al di là dell'ulino di marcia, soprattutto nell'ultimo periodo. Non era facile perché giochiamo un basket dispendioso e con questo caldo, quando inizia a far caldo a Ruggi,
abbiamo visto, abbiamo pagato un po', qualche giocatore mi ha chiesto il cambio come mai era successo prima, e quindi questo è certamente un altro aspetto molto positivo da tener conto. Sono contento perché abbiamo difeso alla grande, abbiamo difeso impattando la partita nella giusta maniera, facendo benissimo le nostre cose, facendo le cose che avevamo preparato. All'andata ci misero in difficoltà le situazioni di post basso, oggi abbiamo lavorato molto bene anche con i raddoppi sui piccoli, riempiendo l'area e concedendo a loro pochissimo anche dal perimetro. Abbiamo preso un paio di bombe su disattenzioni, ma la partita era pressoché finita. Sono veramente soddisfatto, sono contento dei ragazzi giovani, ma sono contento anche dei ragazzi meno giovani. Ci voleva, ringrazio la squadra per quello che ha fatto oggi, per quello che sta facendo. Ripeto, oggi abbiamo un bel simbolo che è Prato, però l'ho detto con loro, è il capitano, è stato per noi quest'anno importantissimo, ma ringraziando lui voglio ringraziare veramente tutti quanti, perché dal primo all'ultimo ci stiamo spremendo anche in allenamento, continuiamo a allenarsi con una grande costanza nonostante qualche acciacco, e quindi per chi avesse dubbi sulla nostra volontà di finire bene la stagione, penso che questa sia stata la migliore risposta. Chiaro che la partita di Piacenza è rimasta un po' qua in gola a tutti quanti. Adesso abbiamo due belle trasferte in due campi difficilissimi. Tra le altre cose, noi nei campi difficili abbiamo fatto probabilmente le migliori partite dell'anno, e poi anche una partita in casa. Per continuare, abbiamo detto che non ne parliamo più, quindi continuiamo a giocare bene. Banda di scherzi, dai, dobbiamo cercare di essere questi, di avere il giusto atteggiamento. Nonostante le due trasferte siano due trasferte difficilissime, io sono convinto che giocheremo una pallacanestro molto più simile a questa che con Piacenza. Tra i padroni di casa, da segnalare l'ottima prestazione dell'ex Alviti, che mette a referto 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, ed un solito Wilson molto solido che mette a segno 17 punti e strappa ben 7 rimbalzi. Per gli ospiti la prestazione migliore da segnalare è quella di Alex Legion, con una prestazione da 17 punti e 5 rimbalzi. Nel prossimo turno Imola tornerà in trasferta, andrà al Palaverde di Treviso per una sfida sicuramente molto, molto tosta e impegnativa per i ragazzi di Coach Cavina. E Mantova invece tornerà al Palabam per affrontare Ravenna. Dal Palaruggi di Imola è tutto, io vi ricordo di mettere un mi piace a questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube di Serie 2 Italia.